esprimere la nostra emozione è più complesso, cioè diventa complesso. Quindi, già che lo sappiamo, possiamo esprimere la nostra emozione in che modo? Con il corpo, col respiro, con i pensieri e con le immagini. Quindi la meditazione in quel momento mi ha aiutato a entrare di più in profondità, mi ha aiutato a identificare attraverso la meditazione i simboli, i messaggi, le parole, le sensazioni e come iniziare a familiarizzare con i miei pensieri. E una volta che ho imparato a familiarizzare con i miei pensieri, sono diventato negoziatore delle mie immagini. A ricercare che cos'è la meditazione, cosa significa la meditazione, in che modo posso praticare la meditazione, e si è aperto un mondo. Quindi oggi, per chi medita da tanto tempo, la mia meditazione non è corretta. Siamo felici non per quello che prendiamo, ma per quello che doniamo. Super, super. Super, basta. Super, basta. Super, super. E beh. Espandere te stesso significa che prima devo conoscermi. E devo fare determinate cose in linea ai miei valori, alla mia consapevolezza e ai miei obiettivi. Se spendiamo bene il nostro tempo, la vita di norma è abbastanza lunga per fare cose grandi e belle. Com'è andata? Diciamo che l'emozione si vede, non c'è dubbio, ed è andata benissimo perché ho ricevuto tante conferme ed è stato un gruppo stupendo. È il cielo natale del nostro seminario, per non andare per gli altri eventi. Quello che dicevo prima, che non dobbiamo sempre limitarci sul nostro segno zodiacale e il nostro ascendente, perché come dicevo prima, siamo ricchi, abbiamo 12 case, tutti noi abbiamo 12 case e abbiamo 10 pianeti. Quindi ogni settore, ogni casa è un settore della nostra vita. Qui chiaramente al momento della nascita si vanno a vedere i nostri talenti, i nostri problemi, le difficoltà che dobbiamo superare nella vita, quali sono invece i potenziali che abbiamo, e ci si può lavorare su questo discorso qua. Andando avanti nella vita non è che uno rimane fermo lì, perché sennò rimane sempre ai piedi della scala. Invece, come vedete, queste 12 case sono i 12 segni zodiacali, quindi ognuno di noi ha questo segno da qualche parte. La giornata piena, bella, carica, entusiasmante, piena di amore, energia, positività, qui e ora. Grazie. Allora, gli oli giustamente sono molto per il livello di pensieri, di emozioni, tutto quanto. Io sono forse un uomo, così mi piace un po' più la concretezza della cosa, no? Faccio sentire solo una goccia sulla mano, anche solo così. La mente è molto liquida, può sfregare appena appena. Gentilmente, ricordiamoci che sono fiori, sono foglie, ok? Così non sono, cioè non bisogna essere di mani scalchi o che cosa, no? Cioè sfregare, ma con diciamo gentilezza. Quando noi annusiamo qualcosa, attraverso il naso arriva direttamente attraverso i recettori ciliari all'amigdala, per cui non passa come qualcosa che io vedo attraverso il ragionamento, non va al talamo e poi all'ipotalamo, passa dall'amigdala, che fa parte di questo sistema limbico, che dà già indicazione al cervello di come comportarsi. La mente in questo caso ci porta, avete presente? Respiratorio, okay? Aria, ossigeno, la mente più pulita ci dà una tregua, ci permette di ricaricarci e poi affrontare di nuovo le nostre difficoltà. A me piace tantissimo. Bello, mi porto a casa un abbraccio. Mi porto a casa un momento di commozione, mi porto a casa un'emozione di un contatto che non c'è stato ma che ho sentito, di un calore profondo. Mi porto a casa degli strumenti pratici per valorizzare me stessa, per prendere coscienza di quello che sono e quello che posso essere in un prossimo futuro. Grazie.